Bambini in pericolo sul web. Parte dal caso della bimba di 10 anni di Palermo, morta per un gioco tragico su una celebre piattaforma social, la riflessione della dottoressa Francesca Capozza, la psicologa e psicoterapeuta, i cui interventi periodicamente ospitiamo all'interno del nostro telegiornale, fa riferimento alla variegata serie di rischi a cui sono esposti i bambini che frequentano in modo massiccio il web, soprattutto i social, spesso senza l'effettiva possibilità di controllo da parte dei genitori. Proprio a loro sono indirizzati i consigli della psicologa affinché guidino i propri figli nel dedicarsi ad attività reali, concrete, in grado di stimolare due aspetti fondamentali nella crescita. Dunque, no ai social, ma spazio alla socialità, quella vera, e alla creatività. Bambini e web non può e non deve essere un connubio. Ricordiamoci che oltre alle problematiche e ai rischi derivanti dalla ricezione di onde elettromagnetiche, alle difficoltà della vista, della concentrazione, dell'apprendimento, all'induzione dell'aggressività, dell'isolamento sociale, nonché al deterioramento della qualità del sonno, ci sono altre problematiche legate appunto alle competenze cognitive, emotive e relazionali che hanno i bambini. I bimbi non sono in grado di fronteggiare i contenuti video che trovano su internet, sulle varie piattaforme, sui social, non sono in grado di interpretare e di filtrarle, per cui possono appunto emulare con estrema facilità. E allora cerchiamo di implementare tutte le attività reali, concrete, di socializzazione che sono concesse anche in questo periodo con le dovute limitazioni, ad esempio il teatro, la musica, altre opportunità che comunque si possono, di cui si può comunque usufruire. Ricordiamoci che la pandemia non è la causa dei mali, ma è uno stimolo a ingegnarci di più e a fare meglio. E ricordiamo un altro elemento molto importante: regaliamo ai bambini la noia creativa, ovvero quello spazio psichico in cui il bambino non deve, adempiere ad attività che gli vengono imposte, ma è libero di poter sviluppare la propria fantasia e la propria creatività, di cui rendersi protagonista nelle sue ore della giornata. Intanto, dopo la tragedia di Palermo, il garante della privacy ha disposto il temporaneo blocco in Italia della piattaforma social coinvolta. Nessun controllo sull'età, questa la motivazione. Un provvedimento che lancia un monito a tutti i social. Chi non si adegua subirà le medesime conseguenze.